cosa siamo? Cambio faccia, cambio modo di pensare. Se una goccia. Mi ha detto che non provo niente per lui. Senti, tu sei il fidanzato di mia sorella? Il viso mentre ridi e dici che è la pioggia. Io e te dobbiamo stare lontani. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo braccio. Possiamo metterci sotto un albero e guardare le stelle. Mentre continui a sorprendermi, disegni una finestra tra le stelle. E quel mago nello stomaco, cos'era? L'amicizia. Da dividere con me. E il nodo alla gola, che cos'era? La vicinanza. E in un istante. E quella sensazione di cadere perenne, che cos'era, Stefania? Io ti regalo il mondo. Tu non provi niente per me. Tu non provi niente per me. Non provi niente. Marco, devo rientrare. No. No. Se mi baci te. Decisione l'ho presa. Di cosa stiamo parlando? Non ero nemmeno così brava, vai. Beh, se permetti, io avrei qualcosa da dire al riguardo. Ti ho invitata molto a alcuni passaggi dell'ultimo articolo. Erano molto interessanti. Almeno questa è la parola di un professionista. La paura se mi tieni in un tuo abbraccio. Riesco a sentire anche. Marco, che cosa vuoi? Te lo chiedo per l'ultima volta. E mi sentivo come non mi sono mai sentito prima. Le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. Da quando è andata via non faccio altro che pensare a lei. Ma perché cose belle diventano sempre brutte? Scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Siete talmente inafferrabili e indipendenti che uno può soltanto lasciarvi stare.